Ragazze, allora sono tornata con un nuovo video, questa volta sarà un tutorial. Mi scuso in anticipo, ma lo vedrete insomma senza audio, non ho capito perché. Ho provato anche a registrare, ma cioè, il tempo non va come vedete insomma il video, non ho capito perché. Sapete insomma che io sono abbastanza inceppata a montare, eccetera, eccetera, video, non è proprio arte mia, quindi perdonatemi, ve l'ho fatto più veloce possibile in modo tale che non vi annoiate. Allora, vi faccio vedere subito cosa ho utilizzato per la base. Allora, ho utilizzato tipo come primer questa crema idratante dell'Arbal, oltre che idratante anche mattificante, ed è l'Arbal Pura Activa. Questa qui. Poi ho fatto una miscela di questi due fondi. Questo qui è della Delia Cosmetics mattificante, che è abbastanza chiaro, quindi l'ho miscelato con questo qui della Catrice, che è il Photo Finish 18 ore Liquid Foundation nella colorazione 050 Deep Bronze. Mentre questo qui è il numero 31 Zesni Beats. Questo l'ho preso al Cosmoprof, questo qui è un pochettino chiaro, ho sbagliato un po' la colorazione, quindi lo devo miscelare, magari proprio quando sto tipo inverno inoltrato, che sono bianco cadavere, è adatto, ma adesso proprio no. E come base, insomma, ho utilizzato questi due prodotti qui. Poi, per fare le sopracciglia ho utilizzato il Brown Design FX di Paola P, che già vi ho fatto vedere ed è un ottimo prodotto, davvero ve lo straconsiglio. Io non ho problemi insomma di sopracciglia poco folte, però lo utilizzo per creare l'effetto sia sopracciglia tatuate che mi piace tanto, quindi ho utilizzato questo qui nella colorazione 03, la più scura. Come correttore ho utilizzato la palettina della MUA, questa qui è la Pro Base, che mi hanno mandato per provare. E per ora ho utilizzato solo questi due correttori qui, questi un po' più chiari, perché insomma questo qui lo trovo abbastanza scuro, magari quando mi abbronzo è adatto, però adesso è un po' scurettino. E questo qui è il Natural Medium Rose come colorazione ed è 11 grammi di prodotto. Devo dire che non mi ci trovo male con questa palettina. Non mi ha entusiasmato più di tanto, non l'ho mai comprata, però non è male. Porta anche un piccolo specchiettino insomma, per applicarlo, quindi è molto, molto carina. E come cipria ho utilizzato questa qui dell'Avon, la Color Trend. Questo è il colore, stava il piumino dentro. Ed è la traslucida, Translucent, della linea Color Trend. Poi ho utilizzato per fare insomma questa V che vedete abbastanza marcata. Ho utilizzato questa matita grigio antracite metallizzata della Essence. Questa qui è di un'edizione limitata, della Fantasia, ed è una matita metallica. Il colore è il Not Ivory But Ebony ed è un bellissimo colore. Infatti l'ho tamponata poi con il nero, il blackout della Naked, che ci sta veramente molto molto bene. Poi ho utilizzato questo marrone che è lo Snack Bite per il resto insomma della palpebra, fino a metà palpebra mobile, e poi per la restante palpebra, cioè per l'inizio della palpebra mobile, ho utilizzato il dorato che è l'Half Baked, e per illuminare l'arcata il Foxy. E giusto per creare quella sfumatura dal marrone scuro scuro, insomma al marrone bronzato, ho utilizzato il Busted, che è un marrone misto a prugna, e l'ho utilizzato giusto nella V, qui insomma come potete vedere. Nella V proprio l'ho tamponato un pochettino, sfumandolo insomma verso il marrone più chiaro per creare insomma una sfumatura graduale.
Poi cos'altro ho utilizzato? Vabbè, il mio solito primer lo vedete anche nel video. Ho utilizzato l'eyeliner di Essence, lo vedete anche nel video. Come matite ho utilizzato queste due qui, queste tre qui, che è quella di Essence che avete visto prima, la Catrice Smokey Eye, questa qui è la 030. Che è un bellissimo abbronzato e l'ho messa sotto la rima, insomma. E all'interno della rima ho utilizzato questa qui di Paola P, che è la loro matita color burro, che è fantastica e dura tantissimo. Come blush ho voluto utilizzare le perle perché le ho utilizzate domenica scorsa quando vi ho girato il video del giveaway e mi è piaciuto tanto l'effetto perché dà un effetto molto naturale al viso, come potete vedere è molto molto luminoso, non dà quella cosa, anche se sono le perle, la colorazione più scura, mi piace insomma l'effetto, sembro un pochettino abbronzata insomma, anche cioè, utilizzandole come blush. Il colore delle perle è questo qui e hanno un odore fantastico davvero, non le ho utilizzate tanto e mi dispiace perché danno davvero un bellissimo effetto sul viso, mi rifarò insomma per quest'estate. E queste qui sono la colorazione Warm e sono 22 grammi di prodotto. Poi ho utilizzato come rossetto questo qui della L'Oreal, come potete vedere è già andato via, quindi non ve lo consiglio tanto perché non avevo un nude chiaro da abbinare a questo trucco, avevo solo questo qui che non mi piace particolarmente perché va subito via e questo qui è il 501 Caress, ma ve lo sconsiglio davvero, non lo acquistate perché buttate solo soldi, non scrive niente, dovete stare ogni 5 secondi a rimettere perché va via subito anche, non lo so, per un semplice bicchiere d'acqua subito va via. E invece vi consiglio questi nuovi matitoni della MUA perché sono davvero buoni. Questo qua me l'hanno inviato loro ed è io ci ho comprato da me il rosso, che non mi il Runway. Questo qui è il Rendez Vus, ve lo faccio vedere perché se me lo metto a fuoco, ovviamente. Comunque, se non erro, è l'unico matitone nude che loro fanno. Perché non mette a fuoco un caspita, forse così, ma si legge qualcosa di indefinito. Comunque, mi dispiace perché si è un pochettino spappolato, che lo tenevo in borsa, il caldo l'ha fatto sciogliere, l'ho dovuto mettere nel frigo, ma è un bellissimo colore. Allora, se riesco ve lo vorrei far vedere. Ecco qua. È un rosato marroncino molto molto bello. È ancora un po' liquidino, non capisco perché che gli altri non mi hanno fatto questo effetto. Comunque è molto molto bello. Poi funziona tipo una tinta per labbra, quindi va via dopo un bel po' di tempo. Sono i nuovi matitoni, insomma, che ha fatto MUA ed è il Power Put ed è una sia tinta che lip balm, infatti non secca le labbra e crea, come potete vedere, questo effetto glossy molto molto carino. E niente ragazze, questo è quanto. Come mascara ho utilizzato le Love Extreme di Essence. A me insomma, mi dispiace di non aver potuto mettere insomma, la voce durante il tutorial, però non ci sono riuscita, mi dovete perdonare, sono totalmente incapace ed utilizzo uno dei programmi più semplici, ovvero il Movie Maker, proprio quello per gli imbecilli, però non ci sono riuscita, non si trovavano quei tempi e veniva una cosa schifosa, quindi ho detto alla fine è meglio non mettere niente.
niente, la musica non la posso mettere perché sennò il video YouTube non me lo pubblica, perché avendo la partner con Buzz My Videos sono soggetta quindi al copyright. Ho provato insomma a mettere la musica che avevo sul cellulare, però ho detto si sente uno schifo e va a finire poi che il video non me lo pubblicano. E niente ragazzi, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Spero che questo look vi piace. Mi sono ispirata ai trucchi americani, sto vedendo un pochettino su Pinterest varie foto, su YouTube anche mi sto appassionando molto alle guru americane, e loro utilizzano truccare moltissimo, insomma, quest'angolo qui, cioè non moltissimo, non sfumano questa, vedete, lasciano proprio questa parte scura non sfumata, danno proprio un taglio netto, come posso dire, all'occhio. Infatti, come potete vedere, l'occhio ha questa forma tipo gatto, molto molto bella, e dato insomma che almeno nelle foto che ho visto su Pinterest e sui vari tutorial, loro vabbè utilizzano altri prodotti, io non ce li avevo e ho pensato di creare lo stesso effetto utilizzando prima una matita ricreando questa sottospecie di V e poi tamponandoci un ombretto scuro. Vi farò la versione anche color di questi look, perché mi segue su Facebook e Instagram l'avrà visto sicuramente che sto pubblicando diverse foto di trucchi anche colorati, quindi non vi preoccupate, arriveranno anche quei tutorial. Perdonatemi se non riuscirò a registrare la voce, ma vi giuro non ci riesco. E niente, metterò la cosa ve velocizzata anche lì, insomma. Ecco, metterò insomma la cosa velocizzata anche lì. Scusatemi, è la mia amica, dopo la richiamo. E niente, io vi mando un forte bacio, vi lascio il tutorial e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!